Io rappresento la libreria moderna di Fabulinus e Minerva ad Ortona e in collaborazione con il dottor Remo Di Martino abbiamo organizzato questa serata. Il tutto parte dall'amore per la cultura, ma soprattutto per creare anche queste situazioni nella nostra cittadina, dato che abbiamo molto potenziale, sia come scrittori, ma anche come scrittori che innamorati di Ortona hanno scritto dei libri. Dico questa frase perché abbiamo qui questa sera un'autrice che si chiama Antonella Altieri, che potete, vabbè, insomma, salutare, Grazie. la vedete? Ma non è lui, è quello con i capelli bianchi. Buonasera. Che ha scritto questo romanzo incentrato su Ortona semplicemente perché è innamorata di questo paese. E abbiamo successivamente Paolo Quattrocchi, che è anche il direttore dell'Associazione Canada Italia, che in collaborazione con Giuliano Campagna, Compagna, scusa, questa è l'emozione, hanno scritto invece un libro sul Canada e hanno dedicato un capitolo proprio ad Ortona. E a questo punto io, prima di iniziare, vorrei far fare i saluti alla presidentessa Angela Arnone dell'associazione Crossroads, che magari ci lascia giusto un paio di informazioni anche sul patrimonio culturale che viene valorizzato grazie all'associazione. Allora, anch'io soffro di, Emozionita. sì, di emozione, stage fright, come dicono gli inglesi, quindi mi sono presa gli appunti. Allora, prima di tutto, devo ringraziare Micaela che ci dà questo spazio e buonasera al parterre. Sono contenta, non contenta, ma di più che la madrina di questa serata mi ospita per un piccolo saluto da parte dell'associazione Crossroads, che sostiene moralmente la presentazione di questi due volumi, anche nell'ottica delle celebrazioni del 75esimo anniversario delle relazioni bilaterali Italia-Canada. L'associazione è nata grazie alla determinazione dell'amico Remo Di Martino nel lontano 2020 e i 2 anni di pandemia sono stati anni luce per tutti noi. Il nome si ispira al Side Crossroads, l'incrocio delle quattro strade dove si trova il monumento Atena, che onora i 20 ragazzi carlisti morti per liberare Ortona nel 1943. Ma intende anche un incrocio culturale, un punto di incontro per storia, arte, sport, pace, le quattro strade del futuro intensamente collegate. La geniale idea di Remo, il nostro padrone di casa stasera e compagno di viaggio nei più cruciali momenti del mio percorso canadese, consisteva nell'aggregare persone con attitudini diverse ed età diverse per intraprendere un lavoro storico-culturale ortonese a 360 gradi. Lui, con la sua esperienza in amministrazione, con all'attivo non solo il MUBA, ma anche l'Istituto Tosciano, per dirne solo due, la sottoscritta con il suo bagaglio della battaglia di Ortona e portavoce. Grumelli, musicologo legato all'Istituto Tosciano, Federico Nervigna con il suo fervore per la storia di Margherita d'Austria, Carlo Ricci per la sua profonda conoscenza operativa delle ONLUS, Giampiero Misci e il suo amore per il calcio, Antonio Di Campi con il suo progetto di sport inclusivo per ragazzi e Stefano Cipollone, il nostro navigante che porta in giro per il mondo il suo affetto per questa città. Non è stato possibile tesserare ed espanderci per via del lockdown. Ma nel nostro piccolo ci siamo mossi in quel momento spaventoso, consegnando viveri a chi era in attesa di aiuti ufficiali, dopo aver ascoltato storie davvero complicate. Il primo evento ufficiale è stato l'11 luglio 2020, con la presentazione dei Pelle Rosse che liberarono l'Italia di Matteo Incerti. E lo voglio citare perché tratta l'argomento che in questi giorni echeggia su tutte le reti, quello degli indigeni canadesi e la loro tragedia. So che il Papa ha letto il libro quando si stava preparando al viaggio canadese perché ne ha citato alcuni stralci. Lo cito anche perché l'ambasciata del Canada mi ha affidato la traduzione in lingua inglese, avendo saputo del libro grazie all'associazione Crossroads. E Ortona è stata la prima città italiana a onorare i combattenti indigeni e Métis della campagna d'Italia con una targa posta nel 2018, del 2018.
Ultimo ma non meno, questa primavera abbiamo ospitato Negan Trudell, che è un giovanissimo regista indigeno di una casa cinematografica che si chiama Cayenne, e lui ha utilizzato la mia traduzione come sceneggiatura per quanto riguarda la parte che riguarda la campagna d'Italia, quindi siamo davvero onorati perché il marchetto che va sul documentario di Crossroads. Quella serata ha aperto l'occasione di instaurare un rapporto privilegiato con la figura del vice comandante della base NATO di Napoli, un ruolo sempre affidato al Canada. Due passati generali sono stati i nostri ospiti e l'attuale vice comandante, il generale Kelsey, ha già fatto sapere che non tarderà a farsi vedere a Ortona. Purtroppo il 2020 ha ripreso la via pandemica e il lockdown ha portato all'annullamento delle cerimonie del Remembrance Day, che solitamente si tengono ogni 11 novembre. Crossroads ha collaborato direttamente con l'ambasciatrice Bugailiskis per assicurare che fosse posta la corona tradizionale di papaveri rossa al Moro River, per non interrompere 25 anni di commemorazioni in Ortona. Il nostro direttivo di poche persone ha organizzato una breve benedizione con il parroco di San Tommaso. Durante il 2021 ci siamo concentrati su progetti da sviluppare una volta risolta la situazione Covid, e ne parleremo a tempo debito, ma in veste di presidente dell'associazione ho accolto una troupe di documentaristi, Bravery in Arms, che sono di Ottawa, che ha dedicato a Ortona un episodio della serie che sarà in onda nel 2023 per l'occasione dell'80° anniversario della campagna d'Italia. Abbiamo anche avuto come ospite per un tour dei luoghi della battaglia il generale Joe Cole, attualmente comandante dell'esercito canadese e primo indigeno della storia a ricoprire questo ruolo, e mi ha ripromesso che ci torna a trovare come capo dell'esercito. L'anno si è chiuso con una grande soddisfazione personale, con l'annuncio che ho ricevuto la Meritorious Service Medal del Canada, mai data a un cittadino italiano, è un riconoscimento elargito con molta parsimonia. Sinceramente la medaglia la dedico a tutte quelle persone in Ortona che hanno sostenuto le mie idee e iniziative, e spero che ci spronerà a fare sempre meglio. Ricordiamoci che Ortona è un'icona in Canada. Durante il mio viaggio a giugno ne ho avuto prove toccanti e importanti. La città ha un richiamo fortissimo e molti canadesi attendono il post-Covid per venire in visita in tutta sicurezza. La notizia più bella per Crossroads arriva adesso, con l'invito da parte del Gregg Center, centro di ricerche dell'Università del New Brunswick per storia militare contemporanea, a diventare partner per le sue iniziative in Ortona sulla linea Gustav. Invece invito tutti a iscriversi all'Ortona Challenge il 9 ottobre, una gara podistica nella sua seconda edizione, che è gemellata con l'Ottawa Army Run. La corsa, che non è una corsa agonistica, ma un appuntamento per ogni livello di preparazione, età e abilità, punta a promuovere lo sport per tutti come prova inclusiva. Paolo, ti sto guardando. Detto questo, torniamo al dunque. Canada, storie, visioni e sfide di un laboratorio del futuro. Un racconto di vita, una storia d'amore con il Canada, arricchita con fatti storici raccontati con garbo da Paolo Quattrocchi, romano di Roma, ma canadese nell'anima, abilmente sostenuto dalla penna di Giuliano Compagni. Partendo dai ricordi adolescenziali con tante di carne montana e Tex Willa, Paolo ci prende per mano e ci presenta la Trudomania, ci spiega come Quebec diventa una realtà francofona con una sua indipendenza non sempre comoda. E per strada incontriamo non solo Samuel de Champlain, mitico fondatore di questa città, ma anche molti altri canadesi che tendiamo a dimenticare o manco sapevamo che fossero canadesi, come il filosofo moderno Marshall McLuhan e l'imprenditrice della cosmetica Elizabeth Arden. Dulcis in fundo, lavorerò alla traduzione in inglese del libro per Paolo, non perché lui mi conoscesse, ma perché il caso ha voluto che una sua conoscenza, quindi i giovani che raccomandano i vecchi. Oltre al test di Quattrocchi e Compagno, Micaela ci farà conoscere Antonella Altieri e il suo romanzo d'esordio, I silenzi ingombranti. Un libro struggente che coglierà di sorpresa il lettore per le sue svolte inattese, a volte scioccanti. Antonella è stata conquistata dalla magia melancolica del Moro River Cemetery. Forse i fantasmi dei miei ragazzi,
Le hanno sussurrato lo stesso messaggio di dolore infinito ed orgoglio eterno che io sento da quasi 30 anni. L'impatto del lutto in una famiglia di un caduto di guerra l'ho sentito dalla viva voce di vedove, figli, nipoti, compagni d'armi. Le loro storie le conosco, come quella di Mechtelen, giovane ebreo di Montreal, sepolta a Ortona, o Ray Beaton, morto in volo sopra Ortona il 13 ottobre 1943, ma li conosco in un'ottica intima, verace se vogliamo, che mi hanno insegnato. La lettura dei silenzi ingombranti. Non immaginavo che una giovane autrice potesse trovare l'ispirazione per un racconto intenso e moderno tra quelle tombe. Se Antonella ha sentito le stesse voci che conosco io e ha voluto rendere loro onore, vuol dire che sono proprio loro ad averla indirizzata nella stesura di un romanzo diverso che affronta non solo i tempi del lutto e del dolore, ma anche argomenti scomodi, illuminati da grande compassione e che mantiene vivo il loro sacrificio per la nostra libertà. In conclusione, cito Paolo quando dice che la battaglia ha lasciato come eredità tra canadesi e ortonesi un profondo legame storico e umano, e dico io, basato su gratitudine e rispetto. Quindi auguro a tutti buon ascolto e buona lettura. Grazie mille ad Angela per l'impegno che dà nell'Associazione per la Città. Come ha accennato, ha comunque dato un'anteprima sia del romanzo dell'autrice sia del libro del viaggio del dottor Paolo Quattrocchi. Vorrei lasciare la parola innanzitutto ad Antonella Altieri, visto che la colleghiamo alla presidentessa Angela Arnone, e vorrei proprio chiederle quando sei venuta qui la prima volta ad Ortona, quali emozioni ti ha suscitato? Buonasera a tutti, innanzitutto vorrei ringraziarvi per essere qui ad ascoltare anche, tra l'altro, le mie parole. Allora, io sono molto emozionata, innanzitutto perché, come insomma, spiegava la signora, sono emozionatissima perché sono tornata un anno. Io sono capitata per caso qui un anno fa ed ero, oddio, ero veramente in piena crisi esistenziale. Infatti ero partita da Sondrio in macchina senza una meta precisa e poi sono arrivata fino a Santa Maria di Leuca. E a un certo punto del viaggio ero stanca e quindi mi sono fermata casualmente a Ortona. E ho detto, una volta che sono qui, e così ho chiesto informazioni per sapere insomma cosa si fosse vedere qui a Ortona, no War Cemetery. Oddio, ero, perché insomma era luglio, dico, sono in Costa dei Trabocchi, un cimitero, insomma. Però poi ho detto, no, voglio andare. E così, insomma, mi sono avventurata ed è stata un'emozione indescrivibile. È stato subito lì, quando ti sei ritrovata lì, che hai avuto l'idea di scrivere questo romanzo? Hai avuto delle emozioni che ti hanno ridato un senso di nascita, che ti ha ispirato questo racconto? Allora, a dire il vero, non avrei mai pensato in vita mia di scrivere un romanzo. Mi è sempre piaciuto scrivere, ovviamente, però, insomma, diciamo che ero stata molto impressionata da questo luogo. Tornata a casa, avevo deciso più che altro di scrivere come una pagina di diario, perché per non dimenticare, anche a distanza di anni, quello che era questo Morro River Canadian War Cemetery. Quindi è partita così, ho scritto un paio di pagine di diario, poi dopo, non lo so, ho pensato, insomma, tra le varie foto che avevo fatto lì, c'era quella di un soldato che aveva una dedica particolare che mi aveva colpito,
E così ho iniziato a inventare questo personaggio. E poi dopo, ma era un esercizio di scrittura personale. Poi dopo, man mano, insomma, ho iniziato a immaginare altre cose. Poi, vabbè, io a Sondrio ho anche la fortuna di avere un amico libraio. E insomma, lui un giorno leggendo i miei appunti, questa, ha detto: ma no, scusa, perché non provi? Visto che, insomma, sei. Immagino che le parole poi siano venute da sé, quindi è anche una cosa bella. Ne approfitto, dato che hai parlato di dediche, in quanto sia nel tuo libro che nel libro di Quattro Occhi spesso avete citato degli aforismi, sia cioè proprio come entrata di capitoli. Ecco, c'è anche questa piccola cosa. Il dottor Quattro Occhi ha proprio visto penso che abbia fatto una ricerca approfondita per questa cosa. Le vorrei passare la parola a riguardo. Allora, io innanzitutto ringrazio tutti per questa bellissima serata. Noi con Giuliano siamo capitati qui non per caso, ma perché volevamo appunto visitare i luoghi della battaglia. Abbiamo casualmente questo sì conosciuto carissimo Remo che ci ha ospitato fin dalla prima volta. E questa serata insieme ad Angelo, ad Angela, Camillo e altre persone che qui. È veramente una bellissima serata e quindi ringrazio tutti. In realtà io non posso dire niente sugli aforismi che sono riportati nel libro perché gli aforismi li ha tutti trovati e individuati Giuliano, che è il vero autore materiale del libro. Più volte abbiamo fatto più di una presentazione e esce sempre fuori questo come abbiamo fatto a scrivere il libro in due. E allora io sento il dovere di lasciare la parola a lui perché lui la descrive molto bene e perché poi sa sicuramente più di me l'origine degli aforismi, che sono una sua specialità. Buonasera, chiamo Giuliano. Intanto voglio ringraziare i nostri ospiti, questo luogo delizioso, proprio delizioso, e anche questa atmosfera che ha insieme una familiarità e una sorta di curiosità comune, no? Questo senso di imparare e di insegnare nello stesso momento. E quello che dice Paolo è profondamente vero, nel senso che la nostra collaborazione non è nata casualmente in virtù di un incontro e di un interesse comuni sul tema del Canada, perché l'interesse e la conoscenza del Canada era tutta, proprio integralmente tutta, dalla parte di Paolo che stava vivendo e che aveva vissuto un lungo periodo canadese e un lungo periodo di affettività nei confronti di questa nazione. Un periodo di oltre 10 anni, no? 15, 15 18. anni, 18, insomma, un lungo periodo della vita che sta continuando ovviamente con questo libro e questa sera. E allora l'idea di pubblicare questo libro, di lavorare a un libro che forse sarebbe venuto e sarebbe stato forse pubblicato, è venuta perché naturalmente c'era questa possibilità di utilizzare e di usare tutte le conoscenze, tutte le intuizioni e tutto ciò che Paolo era riuscito a trarre dalla sua esperienza. Ed era molto perché lui ha una grande capacità di interpretazione, diciamo esegetica, di quello che fa, che vede, che sente, che dice e così via. E allora, che cosa ci ha aiutato? Ci ha aiutato il fatto di essere dei grandi amici, cioè io e Paolo ci conosciamo dal 1978, quindi è qualche anno, no? Avevamo io 6 anni e lui 4, no, scherzo. A lei non ancora nasceva. Eravamo insomma dei giovani post-maturati, ecco. Post-maturati. Allora, come nasce un libro a due? Un libro a due nasce non necessariamente perché si scrive a due lo stesso numero di righe o di pagine, nasce però necessariamente dal fatto che c'è un'autentica, profonda collaborazione tra chi in un certo senso stimola e parte da una sua idea, che necessariamente in questo caso erano le idee, le conoscenze, come ho detto, di Paolo, e chi, diciamo, tecnicamente, perché la tecnica è ciò che uno sa fare, non di più, questa è la tecnica, e chi può cercare di, in un continuo progressivo dialogo tra due menti in azione, diciamo,
chi può cercare di legare, no? Legare il materiale, perché senza materiale non si lega nulla, ecco, è tutto qui. E forse il libro è riuscito proprio in virtù, diciamo, di una collaborazione vera, di un lavorare insieme e di una compassione comune, cioè il fatto di condividere emozioni e passioni che si sono rese in un modo probabilmente sincero e umile, perché questo è un libro, secondo me, pieno di umiltà. E l'umiltà significa andare nei luoghi che non si conoscono e non cercare risposte, non cercare opinioni proprie, ma mettersi in ascolto, e l'ascolto è ovviamente un esercizio di umiltà molto importante. E credo che questo esercizio di umiltà lo abbiamo insieme praticato e ci ha molto aiutato anche a inserirci, ecco, in un contesto come questo. Noi siamo qui completamente ospiti, no? E l'essere completamente ospiti ci dà la possibilità di ascoltare e di imparare ancora più cose, no? E questo per noi è molto importante. Ma penso che su questo Paolo possa... Dell'aforisma. Allora, come nascono gli aforismi? Di dire in poche parole un lungo pensiero, un pensiero che potrebbe occupare libri e volumi. Nasce dal fatto che c'è una grande tradizione aforistica che esiste, che c'è, e nasce dal fatto che ogni capitolo abbiamo pensato, questo l'abbiamo fatto insieme, abbiamo pensato di arricchirlo con un incipit che potesse in qualche modo descrivere preliminarmente ciò che si sarebbe letto. Ecco. E in qualche modo ci sono degli aforismi che ci guidano, tutti noi li abbiamo, no? A me ce n'è uno che mi ha sempre guidato, ed è molto semplice, di uno scrittore francese, che è: il pensiero bisogna seppellirlo vivo. Questa cosa vale anche per i libri. Cioè, seppellire vivo un pensiero, seppellire vivo un libro, significa far sì che il pensiero e la scrittura diventino in qualche modo materia di futuro, materia di fruizione. Perché se si seppelliscono morti i pensieri e i libri, poi sono morti, non c'è niente da fare. Ecco, più o meno questo è stato l'aforisma, diciamo, valido per tutti. Vorrei passare la parola a Remo Di Martino, così faccio fare i saluti anche a lui e l'intervento. Facciamo passare, tornare lì. Esatto. Sopra, vai, Anto. Ecco. Tanto prima o poi danno lo facciamo. La bottiglia cade. Sì, che dire... Io i libri li ho letti tutti e due, ed è stata una bella sorpresa. Perché? Perché all'inizio, quando avevamo pensato questa serata con Micaela, dovevamo mettere insieme due cose che dovevano essere in qualche modo unite. E l'unione di queste due cose è il Canada. È una storia che nasce in Canada con un soldato che muore a Ortona. Vi do qualche cenno, perché così quando loro parlano voi riuscite a capire di che cosa si tratta. Un soldato che muore a Ortona e lascia una famiglia in Canada, e si apre tutta una storia particolare che la scrittrice riesce a rendere fruibile, veloce, scritta bene, piacevole, e si legge molto bene. E poi ho letto il libro di Paolo e di compagno, e veramente, guardate, queste sono le annotazioni che ho fatto per le domande che vorrei fargli, ed è straordinario, perché non capita spesso di fare una cosa del genere, cioè leggere un libro con un po' uno scetticismo determinato dal fatto che comunque Paolo è un collega, un avvocato, che dice: vabbè, uno vuole scrivere i libri, ormai li scriviamo tutti, no? Ognuno vuole scrivere, vuole parlare di sé, vuole dire la sua opinione sul mondo, anzi è anche convinto che quell'opinione è migliore di quella degli altri, però quando li vai a leggere capisci che in fondo non sta raccontando niente. Allora ho cominciato a leggere questo libro di Paolo e ho detto: ma caspita, ma questo parte da Tex Willer. Parte da Tex Willer,
da Tex Willer arriva alle elezioni politiche, senza parlare di politica, del 75, della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista, e poi parla di tutte quelle cose che fanno parte poi di quella gioventù che abbiamo attraversato noi e credo la maggior parte delle persone che sono qui, e le aggancia con quel senso di, dico repulsione, ma non vorrei essere così cattivo nei confronti dell'Italia, ma di una sorta di distacco che lui cerca da una società che si è capito non poteva portare a nulla di buono. E questo, quando capisci questo leggendo questo libro, dici: ma questo come ha fatto a maturare questa convinzione? No, quando racconti di quella famiglia che stava volendo, che volendo... Qui ti tolgo la parola, ma perché... Non perché... dobbiamo spoilerare troppo. No, questo va onore. La famiglia di cui si parla nel libro, della famiglia di cui si parla nel libro, e che vi prego di leggere, è in realtà una famiglia vera che ha un nome e un cognome, e è la famiglia di Giuliano. Noi abbiamo fatti che sono riportati, sono lo sapevo, cioè lo immaginavo, che tu del resto fai l'avvocato, quindi non potevi scrivere delle cose. Il romanzo lo ha scritto lei, tu non hai scritto un romanzo. Tu hai raccontato la storia di una parte della tua vita, no, neanche tutta, per dare una spiegazione anche a te stesso, secondo il mio modesto parere, del motivo per il quale tu hai scelto il Canada. Esatto. E quindi, guardando il Canada e l'Italia, tu hai detto: io scelgo il Canada. Esatto. E questa è una cosa importante. Perché? Perché possiamo metterci il campanilismo, l'appartenenza, il bizantinismo, possiamo metterci tutti quei difetti che poi ci fanno sentire a volte grandi, ma lui li demolisce e fa capire che abbiamo fatto una serie di cavolate nel corso degli anni e abbiamo distrutto anche la nostra cultura, quello quella cosa per la quale noi dovremmo essere fieri, non conoscendola. Insomma, adesso non mi intrigo troppo, perché altrimenti poi corro il rischio anche di svelare troppe cose che sono scritte nel libro, e vi invito a leggerlo. Però è la domanda che voglio fare a Paolo, ne sono tante, quindi cerco di fare, perché peraltro il libro è diviso in capitoli, no? E quindi quando parti con il primo capitolo, che parti con Tex Willer, pensate che lui i paesaggi canadesi, i paesaggi del mondo americano, li scopre leggendo Tex Willer. Esattamente. È vero. Sì. Parlaci del tuo Tex Willer. No, perché lo conoscono tutti. Appunto, lo conoscono tutti, quindi magari non c'è bisogno di parlare di Tex Willer. Però è stato lo stimolo sicuramente per un giovane adolescente degli anni 70, che voi comprenderete tutti più o meno, penso, creato queste... che poi io ho avuto appunto anche la fortuna di poter vivere attraverso un'esperienza di viaggio che mi portò appunto a 20 anni a fare tutto un gran giro negli Stati Uniti e quindi poi ad affacciarmi in questo paese che era il Canada, che aveva ovviamente il fascino del non so perché più lontano, del più freddo, del più strano, del più diverso, del più misterioso, al quale paese poi appunto mi sono legato e rispetto al quale poi ho svolto una costante e continua diciamo operazione di studio e di approfondimento. È un po' singolare, questo è una cosa che ho provato proprio negli ultimi giorni, proprio pochissimi giorni fa, e che appunto tutto nasce da Tex Willer, da una passione forte verso quelli che noi siamo abituati a chiamare indiani d'America, e a tutte le varie tradizioni, perché chi conosce Tex Willer sa che Tex Willer è un bianco, ma è un bianco con un figlio che oggi sarebbe un métis, comunque in realtà ha un figlio che pure lui è mezzo indiano, ha l'amico indiano, c'è tutta una commistione del bianco con l'indiano. Ecco che proprio, come accennava prima Angela nel suo discorso, oggi vediamo come gli indiani, chiamiamoli così, siamo a Ortona, siamo tra amici, quindi ce lo possiamo permettere, anche se i canadesi lo considererebbero politicamente non corretto, gli indiani sono tornati fortemente alla ribalta proprio per questa pacificazione che a mio parere è iniziata adesso e chissà quanti anni
impiegherà prima di arrivare ad un approdo definitivo e finale. Ma appunto i canadesi sono persone che quando fanno le cose si impegnano, sono meticolosi, forse sono in certi casi anche un po' noiosi, ma poi alla fine riescono a raggiungere l'obiettivo e penso che questa pacificazione finale con il mondo degli indiani si realizzerà, non senza difficoltà, ci vorrà molto tempo, ma si realizzerà. E quindi ecco che per me è un motivo di ulteriore soddisfazione vedere come appunto quello stimolo nato da un fumetto abbia poi portato a ripropormi in età sicuramente più avanzata quella tematica di approfondimento su quelle tradizioni che oggi il Canada proverà e farà in modo di farle diventare realmente canadesi, perché poi mi è capitato di parlarne di questa cosa dei First Nations, degli indiani e di questo viaggio che il Papa ha fatto, di questa integrazione che si intende fare, in realtà non si tratterà di un'integrazione così come la possiamo immaginare noi, no? Arriva uno da fuori e noi lo integriamo, cerchiamo di insegnargli l'italiano, le nostre tradizioni, il nostro modo di vivere, i nostri gusti culinari, quindi lo integriamo nella nostra società. Ecco, no? Nel caso del First Nations in Canada il meccanismo è profondamente diverso, perché in realtà dovranno fare in modo che gli indiani che stavano lì prima degli altri e che per loro fortuna tutto sommato sono rimasti, perché altri indigeni hanno fatto brutte fini in Australia o Nuova Zelanda, ecco che questi indiani, che sono in fondo i veri canadesi, possano essere un fattore comune di arricchimento della società. Se leggerete il libro vedrete, con Giuliano abbiamo dedicato due capitoli interi al Quebec, che è quello che ha reso in fondo il Canada diverso dalle altre ex colonie britanniche, e quindi questa francesità, questa origine, perché poi il Canada in fondo nasce francese, poi diventa inglese, come abbiamo varie volte detto. Assistiamo al Canada affrontare, che sarà molto più complesso del mettere d'accordo i francofoni e gli anglofoni, perché dovranno fare in modo di far sì che tutto quel bagaglio culturale che è stato fino ad oggi non utilizzato, diventi esso stesso energia che crea Canada. E quindi il Canada non è soltanto un paese multiculturale, ma proprio ha in sé la matrice dei First Nations, che oggi deve permeare di sé, come la francofonia permea di sé questo paese immenso e che ha la caratteristica di essere molto aperto e disponibile. Per far questa è una cosa che mi è capitato di dire, e non lo dico in tono polemico, ma lo dico perché effettivamente ci vorrà anche uno sforzo enorme richiesto alle popolazioni First Nations, perché ancora sono abbastanza arrabbiati e dovranno fare proprio questo, non il mio di messaggio, ma insomma questo concetto, e quindi essere anche loro proattivi nel non estremizzare, esatto, nel non estremizzare la loro posizione, di capire che un paese deve essere fatto dalla commistione, come nel loro caso, di tante culture diverse. Paolo, se ti posso fare un appunto, se spieghiamo che sono 633 tra bande, tribù e E nazioni, 50, 40 o 50 lingue. le lingue stavo arrivando, quindi non è la questione inglese, francese, e sono culture anche molto No, diverse no, tra no, no, ma loro, infatti, cioè, con sono regioni tutte, diverse. è tutto un qualcosa che deve diventare tutto Come fa Canada. ad andare d'accordo su 133 teste E piano diverse? piano ci vorrebbe, questo è il laboratorio del futuro. Sì, la cosa che, come ho detto, ho divorato, è che non è un trattato, non è un qualcosa che poi ti blocca e tu rimani, come adesso sta sembrando, parlare delle First Nation, di tutte queste cose. No, lui con dei insieme con dei flashback, con dei richiami, con dei passaggi che riguardano la sua giovinezza per arrivare poi ai tempi moderni, spiega tutto quello che è successo anche nella società canadese, facendo riferimenti al Quebec, al Trudeau, ai politici, ma riparla tanto anche dell'Italia, cioè c'è tanto anche di italiano. E volevo fare una domanda,
Giuliano, quando hai usato questo aforisma particolare, gli italiani guadagnano netto ma vivono all'ordo. Hai scritto questa cosa che è particolare e si capisce. Ma poi, e poi magari lo leggo, perché questa cosa, se invece è un tuo pensiero, è particolare, mi ha colpito, quando tu dici, non solo in Italia come in Europa, avvertivo sempre di più il delinearsi di una identità maschile profondamente perdente, nella quale non mi ritrovavo. Per circa un secolo dall'unità al decennio della contestazione giovanile, in quel genere di famiglia che tanto mi era alieno, si era fatta ostentazione di un patriarcato oscillante tra l'operetta e il dramma biblico, per poi consegnare l'uomo negli ultimi 50 anni a un dominio materno e coniugale, il cui primo e sacro fine sembra essere quello di annientare la figura del padre, del marito e perfino del figlio maschio. Cioè, questa è... E beh, questo è un concetto che abbiamo condiviso e che condividiamo. È un pensiero, naturalmente, è un pensiero che si presta anche a delle critiche, però è l'osservazione di una realtà che io personalmente ho percepito, poi che sia giusto o meno, io non ho pretesa di verità, ovviamente. Sì, no, infatti queste riflessioni sono frutto di... dialoghi molto lunghi e naturalmente non pretendono di rappresentare alcuna verità. Certo, ci sono studi, ci sono libri, ci sono saggi che trattano della femminilizzazione delle società occidentali che non lasciano il tempo che trovano. Ci sono autori come Aldo Naouri, che è un importante psicanalista, ma anche pedagogo francese, che ha circa 87 anni oggi, che lavora ed è un po' messo al bando per essere uno che ha delle opinioni molto precise su vari argomenti LGBT, eccetera, 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 gli argomenti sui generi. Però naturalmente poi queste sono tutte situazioni che portano a rischio. Io vorrei fare una precisazione proprio sul tipo, secondo me, di originalità che porta con sé l'esperienza, diciamo, di Paolo Quattrocchi come ragazzo italiano negli anni 70, che per me è stata molto importante da cui partire, perché si parte sempre da quello, no? Cioè, l'ho detto prima, l'esperienza, la conoscenza e, diciamo, la curiosità di Paolo sono stati il motore vivo, no, di questo libro. Insomma, Paolo negli anni 70 in Italia rappresenta una eccezione di figura di ragazzo che verso una attenzione, una curiosità e una, come dire, una prossimità spontanea nei confronti, per esempio, degli Stati Uniti d'America e del Canada. Allora, questo non è tanto una sciocchezza o tanto un caso, nel senso che noi ci troviamo negli anni 70, alcuni di noi lo ricorderanno, in un paese diviso tra due forme di durissimo antiatlantismo. Il primo di ascendenze saloiste, fondamentalmente l'America rappresentava il paese che aveva sconfitto il fascismo e il nazismo, quindi l'ascendenza saloista, e il secondo di ascendenza marxista-leninista. Cioè c'era pochissimo spazio e pochissima vita per coloro che invece dicevano che vogliamo parlarne del fatto che gli Stati Uniti e il Canada rappresentano comunque esempi di libertà e di democrazia. Ecco, questo è un po' il tema di partenza che fa sì che questo libro nasce da presupposti originali. Perché appunto io la ricordo benissimo la posizione di Paolo, perché ci siamo conosciuti, avevamo 18 anni. Quindi lui era un sincero estimatore delle esperienze politiche, culturali, cinematografiche, musicali che gli Stati Uniti e il Canada in misura minore, ma comunque che tutto il Nord America rappresentava e insegnava all'Europa, un'Europa divisa tra gente che ripensava
alla Repubblica di Salò, quindi tutto sommato in una retrospettiva abbastanza delirante, e tutto un mondo che invece girava per le città dicendo Mao, Lin Piao, Ho Chi Minh, cioè Lin Piao e Ho Chi Minh, se tu li vedevi in fotografia non dormivi la notte, facevano paura solo a vederli. Non ti dico riguardo a quello che pensavano. Allora, questo punto di partenza è stato un punto di partenza di grande originalità, proprio culturale, perché il cinema, la musica, le arti che avevano espresso e stavano esprimendo gli Stati Uniti e il Canada erano infinitamente più coraggiose, più libere di quelle che esprimeva il nostro, diciamo, marxismo-leninismo così di ritorno. Ecco, questo mi sembra importante per dar merito all'origine del libro. Verissimo, anzi hai chiarito proprio meglio di del resto l'avete fatto assieme, però ci sono delle fotografie che tu hai fatto della società canadese e mi viene in mente quella che poi sono andato, perché adesso su internet si vede tutto, di quella scena di quei due ragazzi che vengono malmenati involontariamente tra la folla e che poi si baciano, e che tutto era nato da una partita di hockey, da una finale di finita hockey, male. Finita male. Cioè, mentre in Europa ci si menava e ci si massacrava per altre ragioni, lì in Canada la prima volta che ci fu una sorta di ribellione sociale e si menarono in piazza fu per una partita di hockey. Fu una partita di hockey, ma è un fatto che è stato recentemente ricommemorato 10 anni dopo, perché per loro, soprattutto per la città dove questo episodio avvenne, che è la città di Vancouver, che ha una tradizione di... Nel romanzo, ovviamente nel libro, dove vi siete interrotti, dove avete avuto qualche problematica, ovviamente inteso anche... Ma io direi di no, probabilmente una piccola interruzione c'è stata quando Giuliano ha avuto un brutto Covid, ecco, questo forse è stato un momento nel quale siamo stati, diciamo, un po' interrotti, ma è stata una gestazione abbastanza lunga perché volevamo fare una cosa fatta bene, quindi... ci siamo presi tutto il tempo che volevamo, proprio perché volevamo che il prodotto fosse un prodotto fatto bene. Però no, non c'è stata mai un'interruzione nell'elaborazione del pensiero, no, perché siamo arrivati all'indice da subito con le idee sull'indice, poi magari dove mettere i vari capitoli ci abbiamo riflettuto sopra dopo, però l'idea del libro nel suo complesso c'è stata dall'inizio e diciamo che c'è stato un percorso lento, ponderato e forse in gran parte voluto. Io aggiungerei solo che questa è stata una forma di saggio narrato, no? Cioè voi non leggerete un saggio, leggerete un saggio in cui ci sono molte narrazioni. E a questo proposito però appunto sottolineerei come sia importante che confluiscano in questa serata due libri solo apparentemente diversi, no? Perché da un lato abbiamo appunto questa narrazione saggistica che abbiamo messo in atto e che ha, diciamo, prodotto un certo risultato sincero, dall'altro ci unisce a questo lavoro un romanzo che viene scritto sulla base di un'esperienza momentanea, inattesa, frutto di quella che si chiama la serendipità, cioè uno trova una cosa che non sta cercando, va verso Santa Maria di Leuca, si ferma in un paese che si chiama Ortona e da lì addirittura non solo gode di una giornata emozionante, ma in fondo da questa esperienza nasce un racconto che poi diventa un romanzo, che poi diventa la costruzione fantastica di un mondo che fa dei riferimenti precisi ai fatti di Ortona. Credo che l'unione di questi due libri in questa serata, no, significhi molto, perché significa che Ortona e la sua storia, a cui adesso dedicheremo la nostra emozione, diciamo, Ortona e la sua storia, oggi
abbiano avuto la dimostrazione che se ne può parlare in modi diversi, anche inventando come è giusto che sia in un romanzo, in un racconto, oppure riportando testimonianze e magari arricchendole, diciamo, di emotività. Grazie. Allora, il romanzo ha pochi personaggi, però ho cercato di, insomma, di delinearli in maniera abbastanza profonda dal punto di vista interiore. E ho avuto un po' di difficoltà per il personaggio di Melanie, che insomma è stato un po' un personaggio un po' complesso, un po' il personaggio che loro non sanno chi è sì, giustamente, sì. Scusate l'emozione. Allora, c'è una famiglia che è stata praticamente devastata dal lutto, cioè dalla morte di uno di questi soldati. Si sono venute a creare dinamiche molto complesse, dinamiche, insomma, di lutto complicato, di segreti di famiglia tra genitori, figli, nipoti, insomma. E Melanie si è trovata come generazione centrale tra Brittany, che era la vedova di questo soldato canadese, e Mary, che era la nipote. Lei, quindi figlia insomma di Brittany e madre di Mary, si è trovata appunto come punto di unione e non è riuscita a elaborare bene tutte le dinamiche intrafamiliari, e quindi è stato un personaggio molto combattuto, molto sofferto. E descriverlo e insomma in profondità non è stato affatto facile, anche cercare di far capire il perché di determinate scelte che apparentemente sembrerebbero illogiche oppure crudeli, invece una logica di fondo ce l'hanno, per quanto possa sembrare, insomma, una persona cattiva, ma in fondo non, no, perché c'è una logica di fondo. Immagino che comunque sia, anche se hai avuto questo momento di interruzione, sei riuscita a superarlo elaborando appunto questo fantastico romanzo. E l'altra domanda che volevo farti era appunto se ti avesse aiutato anche a te, visto che avevi detto che avevi fatto questo viaggio un po' per ritrovare te stessa, quindi se scriverlo ti ha aiutato anche interiormente. Mi ha aiutata molto. Ero in una fase molto particolare della mia vita e oggi sono veramente felice di essere qui, un anno dopo, con uno stato d'animo, una predisposizione interiore completamente diversi. E sono cambiate tante cose in quest'anno, una di queste è anche che ho scritto un libro, cosa che non avrei mai immaginato. E conoscere tante persone nuove grazie a questo romanzo, tra cui anche Michela, e davvero è stato per me, cioè davvero mi ha aiutato tanto. Ho trovato il sostegno di tante persone, anche a Sombrio, dove abito, che cioè, è stato davvero emozionante. Anche la prima presentazione che ho fatto del libro, e ricordo, ero veramente commossa ancora, cioè lì credo di aver tratto le lacrime a stento, non ci potevo ancora credere che...
Grazie, siamo contenti ovviamente di ospitarti. E io invece adesso volevo semplicemente un minuto leggere l'inizio del capitolo dedicato ad Ortona che hanno scritto Paolo Quattrocchi e Giuliano. Non ero pronta, scusami. 188? No, prima. 186. Questo lo faccio, ovviamente vogliamo tutti che comprate i loro libri, però questo mi piace particolarmente proprio perché amiamo la nostra città. Come ben saprete, Ortona ha un po' di difficoltà a livello turistico, in quanto hanno incentrato sempre di più le cose, magari anche per quanto riguarda l'economia. E notare delle persone che da fuori l'apprezzano e la valorizzano è una cosa molto importante per noi del posto. È una cittadina italiana che alcuni di voi lettori, probabilmente, non hanno mai sentito nominare. Una cittadina nata come piccolo porto florido di commerci per i frentani. Un popolo stanziato nel sud-est della penisola, in un'area che sarebbe stata romanizzata prima ancora che quelle genti di origine osce diventassero autonome per davvero. E le mura, dinanzi a cui il mare incurva le sue onde, come se volesse sfiorare appena quell'alta cinta di pietra. Vi narrerò di Ortona e comincerò dalle sue bellezze naturali, come l'antico orto del convento di Sant'Anna, o la costa dei Trabocchi con le sue spiagge sassose, o come la punta dell'Acquabella, presso cui, ai piedi della Torre del Moro e della Basilica di San Marco, si adagia un suggestivo borgo di pescatori. E infine, se mai possiate arrivare fin lì, vi farete certamente accompagnare al Lido dei Saraceni, nel piccolo golfo portuale, così denominato in memoria dello sbarco dei turchi dell'agosto del 566, allorché un centinaio di navi capitanate da Piale Pasa invasero quel lembo di terraferma. È davvero una storia agitata, quella di Ortona, nel Medioevo occupata prima dai Bizantini. Continua e ovviamente non... Vi vedo molto che mi stavate ascoltando, questo mi fa piacere, il resto lo leggerete comprandolo, non perché non voglia leggerlo, ma perché non voglio dilungarmi troppo. Innanzitutto farei i ringraziamenti agli autori per essere qui presenti, perché loro ovviamente vengono da fuori, quindi hanno affrontato questo viaggio. E volevo fare un ultimo appunto e lo vorrei fare a Giuliano, nel senso che ovviamente lui ha collaborato nel romanzo, però non sapete lui chi è, e quindi volevo giusto dedicargli un minuto, nel senso che si presenta, anche perché lui ha scritto un sacco di drammaturgie importanti. No, io sono uno scrittore e vabbè. Però mi interessa che sia Paolo che io diamo un omaggio a Ortona, perché è importante chiarire e specificare il tipo di... Ecco, Paolo vuole... No, fai di tu, no, di tu. Che cosa mi colpisce di Ortona, che cosa mi ha colpito sostanzialmente di Ortona? Certo, c'è una storia, c'è questa storia dell'autunno 1943 che termina appunto con un esito bellico, benissimo, malissimo anzi, benissimo e malissimo, perché questa storia porta con sé dolori, lutti, macerie, un cimitero che viene riempito di soldati di tante nazionalità diverse, la guerra. Ma la cosa che colpisce di più in fondo di questo fatto così forte è che Ortona è un luogo neutro. Cioè Ortona è innanzitutto dapprima un luogo occupato dall'invasore, e fin qui questo non la distingue dai tanti paesi e dalle tante città italiane occupate dall'invasore tra il 1943 e il 1945. Non c'è tanta distinzione, nel senso che tanti paesi e tante città hanno sofferto un'invasione. C'è però qualcosa che profondamente discerne Ortona da tutte le altre città e tutti gli altri paesi, è il fatto che Ortona offre il suo territorio, offre i suoi palazzi, offre le sue bellezze a una sfida e a una guerra combattuta in campo neutro. In campo neutro da due belligeranti. Naturalmente a tempo debito o anche dopo l'evento
festeggiamo, tra virgolette, l'espulsione dell'invasore, certamente. Però l'essere un campo neutro e il diventare terra di battaglia, e non si sa chi prevale, ma certamente prevale la morte dei cittadini, prevale il dolore di qualunque famiglia, no? Che ospita con ogni probabilità un antenato che ha perduto la vita, ospita un disastro oppure un dolore fortissimo, no? Beh, a me la neutralità del luogo ha colpito molto, perché è molto raro. Cioè, si è combattuto, tra virgolette, casualmente a Ortona, perché Ortona era quell'ultimo punto pervicacemente preteso dall'una e dall'altra parte. Una parte perché voleva difendere, l'altra parte perché voleva arrivare... Comunque era un campo neutro. E in fondo c'è un'innocenza della città, che è stata occupata, violata e anche battuta con ferocia dall'una e dall'altra parte. Che questa innocenza e questa neutralità fanno sì che ci siamo legati molto a questo destino accaduto e al popolo e alla cittadinanza ortonese. Io sono due parole, volevo ringraziare, e dicevo prima ad Antonella all'orecchio che Ortona per noi è diventata il centro del mondo. Io non ero mai stata ad Ortona prima, e la visita che appunto organizzammo con Giuliano per così, per renderci conto, per capire, per cercare di scrivere bene quello che avremmo voluto scrivere, ha poi aperto la strada a tante riflessioni, a tanti pensieri, a questo luogo splendido, perché questo posto Remo lo gestisce in modo pazzesco, e noi speriamo che di poter contribuire minimamente ad accrescere la notorietà e il successo di questo giardino splendido e bellissimo. E a me personalmente ha portato poi un'emozione fortissima in occasione della visita, un approfondimento sulla storia di Ortone, su tutto quello che è capitato qui, e poi, devo dire la verità, anche la conoscenza di tante persone, che poi sono due, sono, ripeto, Angela e Camillo, e l'associazione Crossroad, con la quale il Centro Studi Italia-Canada, che io così diciamo, dirigo, spero possa svolgere tante azioni che possano mettere insieme Ortona e il Canada, e anche la vicinanza adesso di questo volume di Antonella con questa originalissima idea è comunque rappresentazione, e questo vale più per voi che per noi, perché noi non viviamo qui, di una effettiva vivacità e grande ricchezza di questo bellissimo posto, che sta a voi valorizzare ancora di più di quanto già non sia valido di per sé. Se posso dire un'ultimissima parola, a parte che abbiamo dedicato a Remo Di Martino praticamente una pagina intera, che volevamo intitolare Apologia di Remo Di Martino, però sarebbe stato un sottotitolo, però insomma veramente era voluto. Sono stati pagati, era voluto, gratis. Abbiamo preso una quota del 5% della donna. No, volevo dire un'ultima cosa. Allora, qui accanto abbiamo la nostra amica libraia. Faccio un appello che forse è inutile. Avete una libreria nella vostra città, difendetela a tutti i costi, con i denti, perché è importante che i libri si ordinino nelle librerie. Più che mai oggi rinunciare al piacere fittizio di ricevere un libro dopo 8 minuti e mezzo e invece aspettare magari 2 giorni che il libro arrivi in libreria ordinato dal libraio, dà alla libreria una fortissima possibilità di sopravvivere. E il ministro della cultura, non so, forse 2 anni fa, ha stabilito per legge che i vari Amazon, IBS eccetera non possono superare il 5% di sconto dei libri venduti, quindi sia i librai che i portali di vendita dei libri non vi offriranno mai, nessuno dei due, più del 5% dello sconto, quindi non c'è differenza. Questo accresce la possibilità di scegliere di difendere la libreria della propria città, perché una libreria in una città, piccola o grande che sia, è una potenza ed è una ricchezza incredibile. Ecco. Grazie mille.
chiedo, prima di ripassare la parola a Remo, così per la parte conclusiva, volevo chiedere al pubblico se avevate qualche domanda, se volevate chiedere qualche curiosità riguardante i due libri. Beh, ci, ci rinviterete, sì, facciamo un'altra serata. No, c'è attenzione. Non sì, so se ci arriva. E facciamo... Io, a parte che sono il padre, quindi lei mi coinvolge, mi ha detto, mi ha portato il libro dell'autrice, mi ha detto leggilo, perché io non ho tempo, insomma. Prima, prima, parliamo di prima. E quindi l'ho dovuto leggere. Anche perché mi piace. Invece l'altro libro l'ho appena iniziato, quindi non ancora so tutto, so che poi io mi leggo sempre prima la storia, gli autori, la breve, il breve riassunto, insomma qualcosa. Ma volevo chiedere all'autrice, veramente com'è che hai avuto questa idea che è quasi un thriller in pratica questo romanzo e questo collegamento tra il Canada, questo che viene Ortona, questa cittadina poi vicino a Sondrio, com'è che hai avuto questa idea? Ecco, questo volevo sapere. Penso che lui voglia intendere anche il fatto che l'autrice a un certo punto ha nominato anche un altro piccolo paesino che si chiama Livo, e quindi giustamente l'idea è, oltre a essere venuta qui ad Ortona, e magari hai avuto anche quest'altro, quest'altra... Esatto. Allora, vabbè, Ortona e il Canada, perché come dicevo, insomma, ero rimasta davvero colpita dal Moro River. Invece per quanto riguarda Livo sul lago di Como, è un piccolo borgo al quale sono legata da ricordi personali, insomma, importanti. Cioè, ti hanno ispirato questo thriller, i posti, quello che lui voleva chiedere? Sì, questo, sì, sì, questo... sì, 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 sì. Livo, vabbè, da qui è partita l'idea, per, insomma, di, più che altro il personaggio del soldato canadese, e quindi poi, diciamo, l'idea della famiglia di questo soldato. E Livo invece è stata inserita proprio come omaggio perché lì ero, cioè delle cose della mia vita accadute in quel piccolo borgo, piccolissimo, cioè hanno forse 400 abitanti, e che però mi hanno segnata tanto, e infatti alcune cose, un pochino, non tanto, pochissima autobiografia c'è anche nella storia, quindi insomma sì. Poi vabbè, insomma, parlando, riallacciandomi al discorso dei librai, come avevo già accennato, insomma, io sono molto legata al mio amico che ha una libreria di viaggi, cioè che si occupa soprattutto di viaggi, di insomma. E questa persona, insomma, mi ha incoraggiata, mi ha. Cosa che non sarebbe successa se ovviamente non acquistava i libri nella sua piccola libreria. Sì. Sì, 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 no, io è davvero una persona stupenda, perché quando si entra lì è un posto magico, davvero. Cioè, i rapporti con i locali. Sì. Quindi. Passerei la parola a Remo se... No, scusami. No, va bene. No, ti si aveva detto della libreria. Non a caso, negli stati totalitari, la prima cosa che fanno... Chiudono le librerie. Bene, la serata volge al termine, nel senso, almeno per l'aspetto culturale. Poi l'avvocato Quattrocchi offre un aperitivo anche per ringraziarvi della vostra presenza. A me l'onere e l'onore di chiudere dopo tante belle citazioni e
che mi hanno messo un po' in difficoltà. Perché? Perché almeno chi mi conosce sa che da qualche anno mi occupo, cerco di occuparmi della cultura ortonese e i miei maestri e coloro che hanno diviso per parecchio tempo questa mia passione per la cultura, anzi che mi hanno trasmesso questa passione per la cultura, si chiamano Carlo San Vitale e Francesco San Vitale, che ricordo perché sono personaggi che mancano tanto alla nostra città. Ciò che sono riusciti a muovere loro nel corso della loro vita è stato veramente enorme, e noi possiamo solo continuare in quel solco, perché parlare di Francesco Paolo Tosti non è una cosa semplice, ma è una cosa che apre al mondo. Parlare di Margherita d'Austria, parlare del Museo degli Ex Libris, parlare di queste cose che dimostrano, così come questa serata ha fatto, che Ortona ha delle eccellenze che poi attraggono delle menti che hanno girato il mondo. Cioè, qui abbiamo persone che scrivono drammaturgie, avvocati che chissà quante cause e quante cose importanti hanno trattato, che però hanno colto alcuni aspetti di Ortona e sono venuti qua. Allora, questo ci deve dare la forza, a noi ortonesi, di capire che solo con la cultura possiamo cercare di far capire agli altri che siamo diversi, importanti e che valiamo qualcosa. Cioè, dobbiamo essere consci di quello che siamo e portare questa nostra ortonesità non nei nostri cortili, ma invece all'estero. E io vi ringrazio tanto proprio per quello che avete dato questa sera, e forse le mie parole non sono sufficienti a dirvi di quanto veramente vi sono grato. Allora, ovviamente sarete onorati dell'autografo degli autori se acquisterete i libri. E potete anche, se volete chiedere qualcosa a loro, questa sera siamo omaggiati dalla musica di Elamud, Gabriella Profeta, e proprio per concludere la serata, ed è organizzata perché gli autori sono di fuori e volevamo omaggiare questa serata in particolar modo. Quindi un ringraziamento ancora a tutti gli autori, a Remo Di Martino per averci ospitato qui questa sera con Torre della Loggia, e a noi della libreria perché ci vuole. Buona serata.